Buonasera, allora il mio nome è Fernando, io sono un ricercatore in ambito crittografico e sono qua per parlare di standard post-quantum, il che vuol dire standard crittografici che dovrebbero essere resistenti ad attacchi effettuati con computer quantistici. L'overview è la seguente e questa diciamo è l'unica parte davvero importante forse. Si è parlato di computer quantistici in passato e adesso si è iniziato a parlare di standard crittografici e il governo degli Stati Uniti attraverso NIST ha deciso che è il momento di standardizzare, di avere software e protocolli che siano considerati sicuri. E questi protocolli nel giro dei prossimi 20 anni entreranno a far parte di TLS, di SSH, di VPN e di qualunque altro tipo di libreria che faccia utilizzo di crittografia. E dato che de facto il governo degli Stati Uniti decide la crittografia che più o meno tutto il resto del mondo utilizza, è molto importante che questi standard vengano scrutinati prima di essere definiti del tutto e anche che siano fatti dei benchmark, perché non è detto che un nuovo standard vada bene a tutti, è possibile che ci siano problemi a valle e sarebbe meglio scoprirli quando ancora lo standard non è definito del tutto e quando ancora si possono proporre delle modifiche. Per fare un po' un riassunto, un punto della situazione, si parla di crittografia a chiave pubblica, è quello che permette per esempio di comunicare in maniera confidenziale e di autenticare altre parti in modo di essere sicuri di con chi si sta parlando. E fino ad adesso i problemi che c'erano dal punto di vista della sicurezza potevano essere come questi standard venivano utilizzati o come questi strumenti venivano utilizzati, come le chiavi venivano distribuite, quindi come si faceva public infrastructure, o potevano avere a che fare con problemi concreti, un'implementazione con un bug, oppure con parametri sbagliati, le chiavi erano troppo corte e quindi lo schema non era sicuro. E la crittografia a chiave pubblica è stata scoperta nel 1976 e da allora sono state proposte svariati modi per costruirla, ma quelli che effettivamente fanno parte di codice e che sono effettivamente utilizzati si basano sulla difficoltà di tre problemi matematici. Uno si chiama RSA, forse il più noto, e poi ci sono i problemi del logaritmo discreto. Su qualcosa che si chiama campo finito o su qualcos'altro che si chiama curva ellittica, e non importa per questa cosa siano, come funzionino, perché siano difficili oppure non lo siano. E rispetto al concetto di difficile, si parla del fatto che se uno ha una chiave lunga n bit, il numero di operazioni richiesto diciamo, per attaccare questo schema, per risolvere questo problema, dovrebbe essere esponenziale nel numero dei bit. In modo tale che delle chiavi molto brevi ci permettano di impegnare un attaccante per molto tempo, possibilmente più tempo di quanto ne abbia a disposizione. Nel 94 e poi nel 97 Shor introduce un algoritmo, che dovrebbe rendere il problema del logaritmo discreto e i problemi di RSA semplici da risolvere. E però c'è un caveat, c'è un problema, questo algoritmo richiede di un computer quantistico. E di computer quantistici se ne parla, l'idea l'ha introdotta Feynman, si suppone, o ha fatto una battuta in qualche punto, non si sa effettivamente chi sia stato il primo ad avere questa idea, però insomma se ne parla, è come se fra 20 anni arriveranno, ma se ne parla così da almeno 20 anni. E quindi c'è stato per molto tempo scetticismo rispetto alla fattibilità di un tale computer quantistico e quindi anche della necessità di superare la crittografia basata su RSA o sul logaritmo discreto. Però negli ultimi 10 anni Google ha deciso di investirci del denaro, IBM ha deciso di investirci del denaro, loro hanno anche due computer quantistici disponibili online gratuitamente se volete farci degli esperimenti. E poi Microsoft ha deciso di investirci anche tanto denaro. E chiaramente sono anche andati tutti dallo stesso web designer per il sito sui computer quantistici. Però è possibile che la loro attenzione sia ben motivata. Magari adesso ci sarà finalmente davvero quell'accelerazione rispetto a cui dovremmo preoccuparci.
La domanda è: dovremmo preoccuparcene già adesso o dovremmo preoccuparcene fra 30, 40 o 100 anni quando effettivamente verranno costruiti? Beh, Michele Mosca, che è uno degli esperti in quantum computing più noti, parla di un suo supposto teorema che dice: beh, immaginiamo che ci mettiamo Y anni ad arrivare ad implementare questa crittografia sicura contro i quantum computer e poi generiamo delle chiavi e le usiamo per crittografare un segreto che deve vivere, rimanere segreto per almeno X anni. E X dipende da cosa stiamo nascondendo. Se stiamo nascondendo o se stiamo firmando un certificato che deve durare per i prossimi 6 mesi, X potrebbe essere 6 mesi, ma se stiamo provando a proteggere un segreto di Stato che deve durare 100 anni, X potrebbe essere 100 anni. Se Z è il numero di anni che ci metteranno per costruire un quantum computer e Z è minore di X più Y, allora è il caso di preoccuparsi. A questo si potrebbe aggiungere il fatto che se oggi abbiamo un segreto che dovrebbe essere al sicuro per 100 anni e oggi non abbiamo degli standard sicuri contro quantum computer, e se un avversario riuscisse a accedere al nostro ciphertext e a metterlo via per 50 anni finché non costruisce un quantum computer, anche se noi possiamo più tardi, quando abbiamo uno standard post-quantum, a reencriptarlo, sarà già troppo tardi perché l'avversario potrà ancora attaccare la vecchia cifratura che è riuscito a trovare, per esempio il vecchio traffico di rete che ha catturato in qualche punto in passato. E il campo di post-quantum cryptography ha due priorità in questo momento. Uno è costruire public key encryption, per cui poter cifrare dei dati, e poter in modo più o meno equivalente fare key exchange, per cui mettersi d'accordo su una chiave da utilizzare per cifrare, e poi firme digitali e certificati. E per il resto della talk parlerò di PKI e di SIG, per riferirmi ad entrambi questi due tipi di tecnologie senza dover scrivere il nome per esteso. A proposito, sappiamo anche che esiste qualcosa che è la crittografia a chiave privata, e anzi spesso la crittografia a chiave pubblica si utilizza con quella a chiave privata. Uno cifra a chiave pubblica una chiave molto breve che poi utilizza a chiave privata, manda la chiave privata cifrata dall'altra parte e poi utilizza la crittografia simmetrica o a chiave privata, perché è più veloce, per mandare terabyte di dati o quello di cui si parla. E qua ci sono, diciamo, due standard, uno standardizzato da NIST, AS, e poi c'è uno standard de facto utilizzato ovunque su internet, che è CHACHA, e questi algoritmi non sembrano essere intaccati particolarmente dai quantum computer. Esistono degli speed up e si possono attaccare più velocemente, ma non in maniera drammatica, per cui non c'è in questo momento una particolare preoccupazione rispetto a questi schemi. Ma è davvero possibile che tutta la crittografia costruita fino al 94 sia completamente rotta? No, in effetti c'erano degli schemi proposti già dagli anni 70 che sono ancora sicuri. Per PKI si può parlare per esempio di McAleese e Netherwriter, sono due schemi che utilizzano codici per correzione di errori e che sembrano non essere attaccati da quantum computer. Si può parlare di NTRU, che è uno schema degli anni 90, per cui diciamo costruito ai tempi in cui Shor ha scoperto il suo algoritmo. E poi per le firme ci sono firme basate su hash e su Merkle trees, e queste non sono rotte, ma sono molto più lente o più difficili da utilizzare. Le firme, per esempio, richiedono che si venga mantenuto dello stato fra una firma e l'altra, per cui è molto più difficile tenersi aggiornati. In realtà richiedevano questo 20 anni fa, adesso non è più così, però ai tempi non sono state standardizzate per questo motivo. E McAleese e Netherwriter richiedono chiavi pubbliche di svariati megabyte, e quindi, o almeno nella loro formulazione originale, per cui anche lì sono stati ignorati. Per alcuni RFC abbastanza recenti e alcuni standard di ANSI e di IEEE esistono, ma non sono stati adottati in massa oppure sono molto recenti. Questa è l'unica slide con jargon, e questi sono i nuovi nomi candidati a sostituire RSA e il logaritmo discreto. Abbiamo candidati a essere sicuri contro quantum computer costruiti prima di Shor, quelli che ho menzionato, ma anche lì sono Netherwriter con gli error correcting codes, oppure quelli a le hash based signatures, e poi ci sono quelli post Shor come NTRU, che adesso viene spesso chiamato un problema a base di lattici,
E poi ci sono altri problemi multivariate quadratics, dove si solvono certe equazioni di secondo grado su tante variabili, oppure problemi su curve ellittiche, ma su isogenie di curve ellittiche super singolari. Questi sono tutti nomi così, ce n'è uno che si chiama Picnic, per esempio. E niente, questi sono nomi che se iniziate a cercare a proposito di questo algoritmo, di questo problema, potreste trovare, per cui mi è sembrato interessante lasciarli. Vi darò adesso la timeline di cosa sta succedendo rispetto a questa standardizzazione per capire che aspetto ha questo processo, perché è iniziato già da un paio d'anni, e alla fine anche vorrei parlare di come penso la comunità più in generale, non necessariamente di ricerca, possa contribuire in maniera determinante a questo tipo di, a questo processo di standardizzazione. Partiamo dal 2016, in realtà questa ricerca si fa da 20 anni, però nel 2016 Google fa i primi test di crittografia post-quantum. Quello che fanno è implementano in Boring SSL uno schema chiamato New Hope, di quelli basati su lattici, per fare scambio di chiavi, e decidono di fare prima uno scambio di chiavi tradizionali a curve ellittiche, di quelli che sappiamo essere sicuri almeno fino ad adesso, e poi si fa uno scambio in parallelo usando New Hope. Si uniscono le due chiavi, si fa un XOR e poi si usa quella chiave finale come chiave condivisa. Il motivo per cui hanno fatto questo esperimento, che è stato abilitato solo su Google Canary e da quello che ricordo solo su servizi Google, è per vedere quanto viene rallentato il network dal dover fare uno scambio con New Hope. Perché i ciphertext di New Hope sono svariate volte più lunghi dei ciphertext a curve ellittiche, e quindi non è chiaro che sia così facile immediatamente gestire il carico di dati in più, il carico di computazione, ma anche di comunicazione. Poi nel 2016 l'NSA fa un suggerimento indiretto al governo degli Stati Uniti a proposito del fatto che forse è il momento di parlare di post-quantum crypto. Indiretto perché l'NSA ha definito un insieme di algoritmi crittografici che si chiama Cypher Suite B. Cypher Suite B sono gli algoritmi a chiave pubblica che sono suggeriti in quanto ritenuti sicuri dall'NSA, e in uno status update fatto al governo iniziano a parlare del fatto che se alcune di queste aziende non hanno ancora migrato i loro sistemi da RSA a curve ellittiche, che sono l'ultima aggiunta alla Cypher Suite B, forse non è il caso che si mettano a spendere tutta quell'energia per farlo, perché dovrebbero già iniziare a preoccuparsi invece a fare la migrazione direttamente a schemi post-quantum. Per cui il National Institute for Standards and Technology decide di fare una call for proposals, decidono di aprire e fare un processo di standardizzazione aperto come si è fatto nel 99 per AES e nel 2006 per SHA-3, per cui aprire la comunità crittografica, non svilupparlo in segreto questo lavoro, e vedere quali sono possibili candidati post-quantum. Chiunque ha avuto possibilità di mandare delle proposte da qualunque paese del mondo. Le condizioni sono che deve esserci una specificazione formale e deve avere un'analisi di sicurezza su perché si crede che quell'algoritmo sia sicuro contro i quantum computer. Codice di riferimento in C99 standard che deve compilare tranquillamente su Linux, su Windows, su macOS. Possibilmente codice ottimizzato per CPU a 64 bit commodity tipo Intel Haswell. E test vectors, perché è molto difficile quando uno costruisce chiave algoritmi crittografici, dato che l'output per necessità deve avere aspetto casuale, è molto difficile una volta cifrato qualcosa dire beh, ma quella è la corretta cifratura esattamente come il mio algoritmo specifica. Per cui si chiede che chi manda un algoritmo proponga anche dei test vector, così che chi reimplementa possa verificare che la loro implementazione è corretta. E qualcosa che ho scordato di aggiungere a questa slide è che si è specificato che chiunque vincerà questa competizione, che loro non chiamano competizione e non chiamano i vincitori vincitori, ma chiamano candidati selezionati, dovrà rilasciare qualunque tipo di brevetto sul loro algoritmo, in modo che chiunque sia libero di implementarlo, testarlo, studiarlo e ad utilizzarlo in industria senza avere paura di ripercussioni legali. Hanno anche organizzato una mailing list che si può vedere su Google Groups e a cui ci si può iscrivere liberamente, si può anche mandare dei messaggi tranquillamente per aggiornare, ma anche perché così la comunità crittografica si può avvisare se escono degli attacchi o nuove implementazioni o se si hanno delle domande da fare. Nel 2017, verso la fine del 2017,
Arriva la deadline per le proposte e sono state mandate 82 proposte, 69 sono state accettate da NIST, le altre non soddisfacevano i requisiti, e 49 sono per crittografia e le altre 20 sono per firme digitali. E iniziano un primo round di questo processo di standardizzazione. E hanno rilasciato questo poche settimane prima di Natale, per cui c'era chi voleva andare in vacanza, ma si è aperta subito la caccia per gli schemi meno sicuri, e alcuni sono stati subito trovati perché magari non mandati da accademici con un background sufficiente per fare questo tipo di lavoro. Nel 2017 NIST anche suggerisce una possibile timeline. Si pensa che si inizia nel dicembre 2017, si pensa che nel 2019, poi è capitato a gennaio, si inizierà un secondo round di standardizzazione, che ci sarà un terzo possibile round fra il 2020 e il 2021 e che possibilmente vogliono avere delle bozze per gli standard selezionati fra il 2022 e il 2024. Per cui un processo di 7 anni che poi richiederà adozione da parte dell'industria, che di solito dura una ventina d'anni almeno. Nel 2018, ad aprile, hanno fatto un workshop dove tutti i candidati che erano ancora in corsa sono stati invitati per andare a presentare il loro algoritmo, discuterne le loro proprietà. E c'è stata anche una talk invitata che invece ha parlato di lavoro relativo a questi algoritmi senza averne mandato uno in particolare. Nel 2019 è stato annunciato il secondo round, si è ridotto da 49 a 17 gli algoritmi crittografici e da 20 a 9 quelli per firme digitali. E NIST ha richiesto di iniziare a lavorare su implementazioni hardware ed FPGA di questi algoritmi per vedere dal punto di vista embedded quanto siano performanti o quali possano essere i possibili problemi, di quanta memoria RAM hai bisogno su una smart card per far funzionare uno di questi algoritmi, per esempio. Cloudflare e insieme a Google hanno anche lanciato uno test a larga scala ispirato a quello di New Hope, dove hanno preso Google Canary e hanno implementato un altro insieme di più vasto di algoritmi di candidati e hanno chiesto a Cloudflare di implementarli, l'hanno aggiunto a Boring SSL e hanno chiesto a Cloudflare di deployarli sui loro server in modo da poter prendere statistiche del tipo qual è il carico medio sui server, ma anche qual è il carico, l'1% di carichi più pesanti su un server, quanto davvero questo può rallentare, può frenare un server. Ed è curioso, per esempio, che uno degli schemi, quello a isogenie fra curve ellittiche, è noto per essere lo schema più lento in assoluto, o forse non in assoluto, ma uno degli schemi più lenti. E Google ha chiesto, per favore, non abilitate quello schema sui nostri domini, perché potrebbero essere usati per un denial of service contro i nostri server. E c'è stato un secondo workshop ad agosto, sempre da NIST, dove gli algoritmi ancora rimanenti in gara hanno presentato gli aggiornamenti. E NIST ha fatto anche un suggerimento, ha detto magari alla fine di questo secondo round, che dovrebbe avvenire secondo loro fra il 2020 e il 2021, magari possiamo già selezionare dei candidati. Per esempio, i candidati basati su Macalise e NetWriter esistono dagli anni 70 e si ritengono sicuri dagli anni 70, per cui forse il caso loro sono maturi a sufficiente. Forse non sono i più veloci, però se qualcuno ha un'urgenza subito di passare ad algoritmi post-quantum, ha possibilità di farlo in un primo momento con degli algoritmi più lenti e poi di sostituirli man mano che gli altri vengono implementati. Comunque ritengono di dover fare un terzo round. Per quanto riguarda contribuire a questo processo, è possibile utilizzare questi algoritmi e fare esperimenti? Sì. In teoria uno può andare sul sito della NIST, scaricare il codice di riferimento e il codice ottimizzato e compilarlo. Non tutti i makefile sono bellissimi da leggere. E poi fare degli esperimenti, però è un po' difficile. Per cui esiste un progetto chiamato Open Quantum Safe. Open Quantum Safe è una libreria, se ricordo, principalmente rilasciata sotto licenza MIT, che colleziona molti di questi algoritmi. Hanno un branch in particolare che si chiama il NIST branch, dove hanno caricato in particolare le esatte versioni mandate a NIST, che unifica l'API di tutti questi schemi in modo da renderla più accessibile, che provvede dei wrapper in C#, in C++, in Python e in Go, un paio di funzioni per test e benchmarking e per misurare le statistiche, e poi integra questa libreria in OpenSSH e in OpenSSL.
in modo che se qualcuno ha dei server privati oppure ha un'infrastruttura privata sia in grado di sostituire la propria implementazione di OpenSSL con questo fork per testare cosa succede se uno fa una sostituzione uno a uno fra gli standard presenti adesso e gli standard possibili futuri. Microsoft ha anche fatto un fork di OpenVPN e ha fatto lo stesso tipo di sostituzione in modo da poter verificare il carico su un protocollo diverso. Rispetto alla comunità più in generale, che non necessariamente utilizza una di quelle tre librerie, comunque si può fare un lavoro importante, perché il problema è che questi algoritmi, mentre per esempio da RSA a curve ellittiche si è passato, sono migliorate le dimensioni delle cifrature e sono migliorati i tempi di esecuzione, e passare a post-quantum non migliora entrambe. Anzi, in generale, gli algoritmi possono essere, alcuni sono più veloci, ma in generale sono tutti molto più grandi come ciphertext. Si passa di parlare da 64 byte a 2 kilobyte, per esempio. E quindi non è detto che necessariamente tutte le librerie che sono presenti adesso in industria, anche in setting privati, siano flessibili a sufficienza da supportare questo cambiamento. Per esempio, magari la libreria, il protocollo in genere sì, ma da qualche parte c'è un hard-coded buffer di 128 byte, e lì deve stare la cifratura, o lì deve stare la chiave pubblica. E queste sono cose che si può sapere soltanto chi lavora con queste librerie, e quindi è molto interessante il fatto che esistano queste implementazioni aperte, libere, in modo che si possano provare a fare già queste sostituzioni, a vedere se in ambito aziendale questa cosa potrebbe funzionare oppure no, oppure se ci sono problematiche. Anche perché la crittografia viene usata ovunque, quindi non è chiaro a tavolino, soprattutto al mondo accademico, dove potrebbero uscire tutti i possibili problemi o bottleneck. È quindi interessante che si trova in industria possa iniziare a fare queste cose e che magari se scopre un problema non ovvio mandi una mail alla mailing list. Finalmente, se qualcuno decide di fare esperimenti e ritiene di aver scoperto qualcosa di interessante, si può ovviamente anche pubblicare questo lavoro. E i preprint si possono mandare a IACR. IACR è l'Associazione Internazionale per la Ricerca Crittografica. E loro gestiscono una cosa simile ad Archive per Matematica, dove si trovano la maggior parte dei lavori su crittografia. Ci sono workshop e conferenze alle quali si può pubblicare, che sono peer reviewed. PQ Crypto è quella principale per Postquantum Crypto. Ci sono i workshop di NIST, ma poi ci sono praticamente tutte le conferenze adesso di IACR, hanno a che fare con crittografia postquantum. E se ci sono problematiche o domande o risultati di esperimenti che non si ha il tempo o la voglia di mettere insieme e collezionare un paper, si può anche sempre scrivere una mail alla mailing list o mettere i risultati su un sito e condividerlo in questo modo. Quello è tutto quello che avevo da dire. Grazie mille.